Iniziamo. Quindi partiremo con il briefing per questa sessione. Molto brevemente, siamo arrivati alla Luna del Sistema, come era la nostra missione, purtroppo. La scorsa missione, appunto, ha mietuto delle vittime e dispiace a tutti, però dobbiamo andare avanti. In questa sessione dovremo andare a costruire l'infrastruttura che ci servirà per stabilire una connessione diretta tra il pianeta e la nostra base orbitale che andremo a costruire proprio in questa sessione. Per questa sera ci divideremo in due squadre. Una squadra che si occuperà di costruire all'inizio un dispositivo di analisi per poter scansionare il pianeta, mentre l'altra inizierà a costruire la base orbitale che ci servirà per lo stoccaggio e una parziale lavorazione del ghiaccio. Una volta costituita una struttura che possa provvedere alla costruzione di componenti o comunque che possa dare spazio a un minimo di progettazione, inizieremo a costruire le drop pod che ci serviranno per far scendere sulla superficie del pianeta una squadra adibita appunto ad analizzare il pianeta ed eventualmente stabilire la prima base. Per fare tutto questo andremo ad utilizzare i progetti che sono stati prodotti o comunque proposti nello scorso bando ufficiale e in particolare inizieremo con le drop pod del Guardia Marina Fanikin. Detto questo, una volta stabilita almeno una connessione radio, andrà costruito un habitat sulla Luna e da lì inizieremo ad organizzarci diversamente per poter stabilire di fatto una rete di comunicazione e di trasporto. Quindi, prima di tutto dovremmo fare un inventario molto velocemente di quello che abbiamo all'interno della nave e stabilire quanta capacità produttiva abbiamo. Fatto quello, inizieremo a costruire una stazione orbitale e il dispositivo di analisi. Da lì, fatta la stazione orbitale, che sarà molto semplice, chiariamoci, andremo a costruire invece tutto ciò che ci serve per poter scendere in sicurezza sulla Luna. E da lì vedremo. Domande? Sì, abbiamo già i progetti per la base orbitante e la base a terra? Non abbiamo nessuno di quei due progetti. Quindi Ok, quindi questa dobbiamo sera. improvvisare? Non è che improvviseremo, questa sera metteremo alla prova le vostre capacità di progettazione. E anche le nostre, di fatto. La durata della missione? Non abbiamo un limite di tempo, quindi nel momento in cui dovete andare, potete andare. Continueremo fino a quando avremo il minimo numero di partecipanti. Allora, siete tutti quanti autorizzati a prendere uno strumento Elite per tipo, dato che li utilizzeremo. Fatta eccezione per adesso per le trivelle, lasciatele lì perché non contiamo di utilizzarle nel breve periodo. Armi non credo siano necessarie. Esatto. L'idrogeno attualmente abbiamo 6 serbatoi e la capacità totale è al 62%. Però dobbiamo conservarlo perché è l'unico strumento che abbiamo per scendere e risalire dalla superficie lunare. Se terminiamo l'idrogeno per qualche motivo, è game over, non possiamo fare rifornimento. Se non ci sono ulteriori domande, vi direi armatevi e iniziamo ad uscire. Guardia Marina, mi affido principalmente a lei. Va costruito uno strumento che abbia un piatto antenna e almeno due antenne laterali. Per quanto riguarda l'energia, tre pannelli solari basteranno e una batteria interna. Tre Tre pannelli solari. Ricevuto pannelli solari e una batteria interna. antenne laterali di tipo radio o antenne. Radio. Due laterali radio, un piatto antenna che ci servirà per la radiazione infrarossa e radio, e i pannelli solari e la batteria che ci serviranno principalmente per sostentamento energetico. Questo dispositivo dovrà andare per il primo quarto d'ora per l'analisi superficiale. Per quanto riguarda invece l'analisi del nucleo della Luna, ci metterà 45 minuti progressivi, vuol dire che otterremo dati man mano che andiamo avanti. Ricevuto, Giusto per necessità capire. anche di giroscopi e No, plastacelle. negativo. Sarà stazionario. Ricevuto. Bene. Quindi iniziamo tutti ad uscire. Mi raccomando, 4 alla volta per airlock. 4 alla volta per airlock. I graduati escano per ultimi e controllino le operazioni. Mi servirebbero delle persone libere che prendono lastre d'acciaio, tubi d'acciaio piccoli, tubi d'acciaio grandi, motori, pannelli da interni e componenti di costruzione. Io prendo i componenti. Il solito set di base per quanto riguarda la costruzione di strutture. I componenti a costruzione. Ok, Air Commander, componenti da costruzione.
Per favore dichiarate qual è il materiale che prendete. Allora, sfruttiamo questa occasione per mettervi anche un po' alla prova. Secondo voi, quali sono i sistemi necessari perché questa base diventi operativa? Sistemi energetici, pannelli solari, consiglierei. Poi batterie, il supporto ai pannelli solari, supporto vitale, un generatore di ossigeno e un serbatoio minimo con un air vent. E qualcos'altro? PDS? No, l'infermeria non credo ci servirà, ragazzi. Considerate che questa qua sarà praticamente una FOB. Posso suggerire l'utilizzo per l'occasione di uno splitting per perseguire l'andamento del sole? Assolutamente sì. Io propongo pannelli solari, poi quando cominciamo a produrre ghiaccio, cioè a prendere ghiaccio, produzione con motori a idrogeno. PTS X player? Sicuramente anche l'idea di Air Commander non è male, mettere dei generatori a combustibile in quel caso. Quindi probabilmente li costruiremo in modo tale da metterli in operazione poi più avanti. Chi servono i tubi d'acciaio piccoli? Qua in base. PTS Viper? Sì, Viper. Per l'appunto, visto che si sta adoperando nel mettere i pannelli, se dovessimo adoperare l'ISIS... dovremmo spostare l'intera base con i giroscopi o non lo so. Allora, se non erro, l'ISI richiede giroscopi che i motori. Sia giroscopi. Non possiamo montare giroscopi su questa base, no, ragazzi. Può usare sia i giroscopi che i motori, indifferente. Esatto. Ah, ok. Allora i motori, sì, assolutamente. Allora suggerisco di creare una sezione con attaccati ai rotori i pannelli. Pertanto non procedere su questa linea. Questi qua sono quelli per fare jump start alla base. Poi aggiungeremo una solar farm. PTS Fanikin? Sì, Fanikin. La il pronto la satellite. Ok, arrivo subito a fare un controllo. E mentre ragazzi iniziamo a saldare. Iniziamo a fare. PTS X player? Sì, X player. Se posso dare un messaggio anche ad altre reclute, vi consiglio di, per favore, non andate a piena velocità con jetpack, mi avete ucciso. A me l'hanno ucciso. Cioè, capisco aver fretta, però. Vabbè, sono vivo io, importante è quello. Più altro finisce dove andate, direi. Però, Fanny, che non hai messo neanche un terminale accessibile. Comincio a prendere componenti energetici. C'è l'energia. Sì, quelle lì, attenti che sono uno dei componenti più pesanti, quindi mi raccomando, scudate bene i blocchi. Abbiamo finito la straccia nella nave. Capitano, abbiamo il permesso di metterla in produzione? Assolutamente. Perfetto, avete sentito. PTS Blue Choco per Armin. Sì, Blue Choco. Posso spegnere tutto quello che non serve? Anche gli schermi? Sì, gli schermi spegnili. Il resto lascialo attivo perché comunque la nave mi serve in questo momento. Comandi. PTS Fanikin? Sì, Fanikin. Chiedo il permesso di mettere in costruzione 34 componenti radio. L'accesso all'assemblatore è autorizzato e libero per gli ufficiali. Ricevuto. Mettete in produzione ciò che serve. C'è l'energia anche? Sì. Tante. Cerchiamo di evitare i surplus gentilmente, che le celle d'energia richiedono un po' più di materiali. Sì, abbiamo molte batterie a costruire. Sì, però non dire tante di quante te ne servono. Minimo 800. Non avevamo 10.000 celle d'energia. Non mi ci fa pensare, Max. Minimo 800 celle d'energia, minimo. Energy critical. Abbiamo già finito. Ok. Se vi dovete rifornire dal connettore laterale, quello sopra non è collegato, quello è per lo scarico. 1600 celle. PTS Marangon. Sì, Marangon. È possibile disattivare lo script delle porte sull'Excelsior per permettere un'entrata più agevolata durante il rifornimento di energia? Sarà macchina, esegui. Comandi. Allora dobbiamo anche depressurizzare la nave. È già depressurizzata. PTS Maxen per Fanikin. Devi cambiare il nome alla nave. Alla
all'ancora di segnale. Ricevuto. Fate attenzione, sì. Rotazione dell'Excelsior per matchare con il sole. Ok, nel mentre ho installato 8 pannelli solari sulle gondole della, dell'Excelsior, le batterie sono in ricarica. Ricevuto, ottima idea. Ok, bene, sto iniziando con l'array per lo stoccaggio dei gas. PTS Marangon a Guardia Marina Panikin. Sì, Marangon. Si potrebbero mettere in produzione altre power cell? Mi deve dare un quantitativo ragionato. Allora, mi dia un minuto e le dico il quantitativo esatto mancante. Sembra che i componenti costruiti prima sono scomparsi. 160, allora... Almo lo vedo subito perché... PTS Xperia. Sì, Xperia. Richiedo 170 Dark Steel Tube per le tank di idrogeno. Allora, ve l'avevo detto, dovete togliere l'assemblatore 3-4 dalla cooperativa, se no ve li sposto sull'assemblatore 3-4. Mo ve li tolgo io. PTS Marangon, Guardia Marina Fanikin. Sì, guarda, sì, Marangon. 750 power cell dovrebbero bastare o quasi. 800 o 400? 750. 750, ricevuto. PTS Viper per qualunque ufficiale. Servono 720 tubi grandi per la farm di ossigeno e idrogeno. 720 tubi grandi. Contatto Dredis a un chilometro, segnale sconosciuto. Ripeto, contatto Dredis a un chilometro sconosciuto. Un militare immediatamente nell'Excelsior, reparto armeria. L'ho ricevuto, sto entrando. Identificati. Marangon. Ok, bene. Tutti gli altri continuano a lavorare. Temporaneo allarme rosso. Perfetto, tutti a bordo. Attenzione nel processo di rientrata. PTS Marangon, chiedo dove si trovi il bersaglio? Sotto di noi. Vedo solo bersagli neutrali. Tutti dentro, tutti dentro, tutti dentro. È sotto di noi, è sotto di noi. Segnale, non ha l'antenna. Tutti noi stiamo... Ma l'antenna? Ma è... Noi non la vediamo l'antenna. No, tutti ai posti di combattimento, tutti ai posti di combattimento. Cessato allarme rosso. Si passa all'allarme giallo. È il colibrì. Ma come il colibrì? Ah, è vero! Ma come il colibrì? È il colibrì, è stato mandato la scorsa volta in missione. E niente. No, ragazzi, ci potrebbe portare delle ottime informazioni. Era stato mandato per fare un... Permesso di pilotarlo, capitano. Un controllo. Negativo, lasciatelo lì, aspettate. Capitano. Verifichiamo. Il colibrì è tornato. Ed è integro, vuol dire che non ha incontrato niente. Considerando che era in controllo remoto. Ok, dovrebbe esserci... È... Ok, cerchiamo di spegnere il controllo remoto. Sì, perché vedo che il colibrì ci sta cercando di analizzare. La prossima inizia a aprire il fuoco. Adesso ci spara. Voi non sapete cosa ho visto. Voi non sapete cosa ho visto. C'è un datapad nel connettore. Bene, capitano, documento ufficiale, legga lei. Allora, nome datapad, rapporto automatizzato colibrì. Mm-hmm. Contenuto, sistemi del dry dock operativi entro normali parametri. Ferro terminato, batterie al 32%. Tempo stimato per il termine dell'energia, 12 giorni. Rapporto Dredis, nessun contatto nel raggio di 200 km. Un po' piccolo, 200 km, però va bene. Quantomeno sappiamo che il dry dock è ancora intero. 15 minuti sono passati, Guardia Marina Fanikin, riusciamo ad avere una lettura? Prova a estrarre i dati dal computer. Ok, dimmi con delle estratti che li leggo. Buone notizie, abbiamo conferma, la superficie del pianeta è principalmente ghiaccio, un bello strato, molto spesso, stiamo parlando di almeno 5 km di ghiaccio. Purtroppo però non abbiamo presenza di roccia per ora. Quindi probabilmente dovremmo far partire la prossima analisi per il nucleo. Guardia Marina, prego. Ricevuto, procedo. Quanti chilometri di ghiaccio? Almeno 5 chilometri, una grande lastra. Lo scanner planetare è in discarica, in 6 ore sarà completamente off.
Perfetto, tanto teoricamente dovrebbe servire il suo scopo in 45 minuti. Ah, ricevuto. Perfetto, allora, gente, teoricamente la base dovrebbe essere completa. A questo punto dobbiamo avviare le missioni semplicemente di sbarco. E adesso mi occuperò di fare un attimo la parte di ottimizzazione. Per il reparto ingegneristico, se volete cambiare qualcosa, se volete aggiungere script, sentitevi liberi di farlo. Nessuna vera giustizia. Guardia Marina, posso farle i complimenti perché ha curato l'estetica anche di un semplice proiettore? Posso? Mi è permesso? Cioè, vi prego, avvicinatevi gentilmente alla proiezione, piano, gentilmente. Non so come, ma questo proiettore è carino, non so. Lo trovo apprezzabile, lo trovo apprezzabile. Bene, tornate pure alle vostre mansioni. Penso che abbiamo ultimato, in verità. PTSMR, a proposito delle mansioni, cosa... Sì, cosa è rimasto da... allora, il reparto ingegneristico adesso si deve mettere ad ottimizzare la stazione. Sicuramente dovremmo un attimo fare l'illuminazione, magari, perché sopra purtroppo non è illuminata, quindi vi consiglierei magari di mettere delle corner light. Ma per il resto, in realtà, vi dirò... Generatore di gravità? Volete mettere un generatore di gravità? Siete tutti d'accordo? È più che un senso, effettivamente. Sì. Va bene? Vada per questo. Fuoco degli armamenti. Cosa succede? Sì. Stiamo ricevendo... Cos'è successo? Siamo nell'arme rosso? Non si sa cosa possa essere stato. Dredis non dice nulla. Io ho visto in alto a destra i Bofors partire. Un cannoniere, comunque, uno del reparto militare stia sull'Excelsior insieme a me. Ricevuto. E in ingegneria vai tu, Bruciaco. Capitano Gold, con il suo permesso prenderei il colibrì e andrei a vedere. Assolutamente accordato. Preferisco lasciare l'Excelsior qui a difesa del convoglio. Chi c'è a comando dell'Excelsior? Attualmente nessuno. Posso prenderne il comando? Assolutamente. Bene. Qualcuno di libero, ho messo un array di saldatrici, per favore sarebbero da produrre. E poi iniziare a muovere lo stoccaggio verso la stazione. Sono ai comandi dell'Excelsior. Con il primo movimento. Ok, stringa in stretto contatto, capitano. Affermativo. Estendo il raggio d'antenna. Chi ha chiesto il PTS? Urex. Sì, Urex. Sono finiti i pannelli da interno. Un ufficiale, per favore, ne mette in produzione. Siluri pronti al fuoco. Mancano motori. Passo, qui con il brillo. Sì, lo ricevo, passo. Contatto Dredis davanti a me. È una caccia. Sembra fermo, sembra non pilotato da nessuno. Attenzione, capitano. Gli armamenti sono attivi. Avete ricevuto anche voi? Negativo. Sostanzialmente il capitano ha incontrato un caccia, disabilitato ma con armamenti attivi. TS Blue Choco. Sì, Blue Choco. Posso regolare l'antenna per essere apportato dal capitano? Negativo. Finché lo sento mi va bene. Okay. Status, capitano? Il caccia sembra che stia per master. Mi riceve? Passo. La ricevo disturbato. Le comunico. Le comunicazioni sono disturbate. Capitano, rientri. Se necessario. Radio check, capitano, mi riceve? Allarme rosso, tutti a bordo. Tutti a bordo, tutti a bordo. Ricevuto. Dove... Velocemente, tutti a bordo. Dove sono i tango nemici? 1,86 km. Poppa della nave. Ditemi quando siete pronti, ragazzi, dobbiamo partire. Inizio ad accendere i sistemi. Abbiamo fuoco. Il nemico siluri in arrivo, siluri in arrivo. Manovre evasive. Prendete posto. In arrivo, manovre evasive. In arrivo. Ingaggiate, poca volontà.
poca autonomia. Chiedo permesso di accendere i reattori. Accordato. Mi riceve? Passo. Sì, la ricevo, capitano. Status? All green, disturbava le comunicazioni. Ok. Ricevuto, rientriamo. Spegniamo i reattori. La macchina è spengere. Capitano, riportato danni? Negativo. Passo a onde corte, mi ricevete? Sì, passo. Le riceviamo forte e chiaro, aggiungerei. Perfetto. Ci dica qualcosa. Allora, secondo i dati dell'Excelsior, il colpo è arrivato da poppa e il guardia marina Fannikin ha confermato. Ho incrociato i dati della nave e indicativamente era circa 1,8 km da qui. Raggiunto, ho trovato un caccia di dimensioni insolite, lo definirei insolito per essere un caccia, ed era totalmente fermo, segnale radio disattivo, ed era lì. Con la prua del caccia stava puntando la poppa della nostra nave, ma era fermo. Appena ho provato ad avvisarvi che si stava muovendo, le trasmissioni si sono interrotte. Quindi hanno anche un sistema molto avanzato per disturbare le nostre trasmissioni. Dovremmo stare molto attenti. Sì. Come prima cosa, dato che in questo esatto momento sono finite le analisi, prima di tutto vi do le letture, così abbiamo le letture del nucleo, e dopodiché possiamo procedere con lo smantellamento del sistema d'analisi. Bene, allora, gente, ho informazioni riguardo il nucleo. Abbiamo un nucleo principalmente ferroso e base di nickel. Nickel ferro. Quindi in realtà sarebbe nickel ferro alluminio, ma stranamente la percentuale di alluminio è estremamente bassa. Quindi è molto probabile che questa prima non fosse una luna, ma semplicemente un altro corpo celeste al pari di un pianeta, e che semplicemente le sue condizioni l'abbiano fatto diventare una luna ghiacciata. Un po' come Encelado o Europa. Guardia Marina, se le serve ulteriore aiuto mi faccia sapere, che preparo il foglio per le dimissioni dal bootcamp. Negativo, sono bloccato e sto rifornendo la tazza. Oh, molto bene. Sono bloccato. Capitano, può procedere ad attaccare i due blocchi unione. Lastra in produzione. Capitano, prepari quel foglio. Lastra in arrivo. Unexpected. Lastra in stazione. Ogni capsula deve essere rifornita con una bombola di ossigeno, una bombola di idrogeno e un set di attrezzi Elite. Potete prendere i rifornimenti dall'Excelsior. Grazie, capitano. Molto bene. Per ora non credo ci serviranno fucili, quindi non ve ne fornite, per favore. Capitano, avevo una domanda. Un secondo. All'interno dell'Excelsior ci sono anche dei kit medici e kit energetici. Ricevuto. Per quanto riguarda i fucili, capitano, le chiederei di ripensarci, non sa quello che potrebbe trovare sul pianeta. Affermativo. Allora, ragazzi, equipaggiamento standard, fucile Elite e 30 caricatori. Parlo con voi perché sarete letteralmente i miei compagni di discesa, se può essere considerata una cosa questa. Fannikin conosce tutta la procedura, quindi se qualcosa dovesse andare storto sarà lui a dircelo. Ci stiamo di fatto affidando alla fortuna, perché queste pod non sono state pensate probabilmente per una luna con queste caratteristiche, ma sono state pensate per un pianeta. Però non è che ci stiamo affidando totalmente alla fortuna, la pod teoricamente dovrebbe riuscire a funzionare. Detto questo, abbiamo una missione molto particolare, noi e i ragazzi che scenderanno dopo, allo stesso tempo le persone che rimarranno qua, perché l'idea è che si salga e si scenda in libertà. Ovviamente, essendo la prima squadra, dovremmo effettivamente mettere giù un'infrastruttura che possa poi permettere alla seconda squadra di scendere senza problemi. Adesso sto parlando a tutti, dobbiamo rimanere in stretto contatto radio, perché una volta allontanati di un determinato quantitativo di chilometri, purtroppo le onde corte non funzioneranno. Le comunicazioni sono a mia discrezione e del guardia marina Fannikin. Per qualsiasi problema manderemo messaggi a lungo raggio e cercheremo di darvi un quadro della situazione più completo possibile. Se tutto va bene, però, dovremmo riuscire a sentirci. L'operazione inizierà in questo modo. Il guardia marina Fannikin prenderà il comando della pod, farà un leggero burn nei confronti del pianeta, verso il pianeta, e da lì
partiremo verso la discesa. Il comando della pod è totalmente in mano al guardia marina Fanikin, che cercherà di garantire una discesa il più in sicurezza possibile. Avete delle domande prima che partiamo? Sulla pod, gente. Nel momento in cui partiremo, probabilmente non riusciremo a sentirvi, quindi ci sposteremo già su un canale medio e poi infine lungo raggio, chiedo venia. È l'emozione. Sì, Fanikin? Antenna quanto settata? 25 km per sicurezza. Ok, idrogen thruster accesi. Pronti per partire. Radio check, controllo comunicazioni. Ci ricevete? Qui Excelsior, vi riceviamo. Ricevuto. Partiamo. Ricevuto. 20 metri al secondo. Direzione pianeta. Ok. Pronti per la discesa? Andiamo. La squadra 1, abbiamo impostato una velocità di crociera di 70 metri al secondo, un'autonomia di 44 minuti. Passo e chiudo. Capitano? Sì. Rilevo segnali, nuovi segnali. L'atmosfera. Ci sono due segnali in atmosfera. Due segnali in atmosfera? Possibilmente delle navi atmosferiche. Speriamo di non capire come possono viaggiare a quell'altezza. Dio mio. Sembrano pacifiche per noi. Per voi? Per noi no. Excelsior, qui squadra 1, rileviamo 5 fazioni nemiche che presidiano il pianeta. Massima attenzione, passo e chiudo. Programmabile in funzione. Ricevuto. Stabili? Negativo. Stabilizzati. Perfetto. Atterrati, signori. Excelsior, qui squadra 1, abbiamo un touchdown. Siamo a terra. Ragazzi, prendete i vostri equipaggiamenti. Che freddo. Scusi, capitano. È buio qua sotto. Abbastanza. Eccolo. Ce l'abbiamo. Capitano, non la riceviamo, mi dispiace. Benvenuto nel paese delle meraviglie. C'è tutto il ghiaccio che vogliamo qua. Fantastico. I ragazzi su saranno felicissimi. Assolutamente sì. Capitano, come procedono le operazioni con la squadra numero 2? La squadra numero 2 ha quasi ultimato la drop pod, tuttavia ci vorrà ancora un po' per farli scendere all'effettivo. E per quanto riguarda le drop pod, stanno cercando un modo per adattarle e sistemare per la discesa. A detta del guardia marina Fanikin, in realtà la drop pod ha un bel margine di errore, perché come può vedere dal nostro salto, la trazione gravitazionale qua è un quarto di quella che avevamo sui pianeti, quindi le drop pod consumano letteralmente un quarto del carburante. Perfetto. Quindi immagino che il guardia marina Fanikin le ha proposto di lanciare la capsula.
puoi farla recuperare. Beh, in realtà sì, l'ha proposto, però vorremmo evitarlo, avendo comunque il colibrì che ha un po' più di libertà di movimento, e qua avendo tutto il ghiaccio disponibile, pensavamo di utilizzare quello come vettore. Mi preoccupano le altre risorse, le avete trovate? Allora, stavamo scansionando un po' la superficie, e sulla superficie abbiamo degli affioramenti minerali che tendono a formarsi insieme in questi, appunto, affioramenti minerali che sono sostanzialmente delle rocce fatte di un minerale determinato. La tuta non è il massimo, quella è spaziale, purtroppo. Sicuramente è comoda, ma resto un qui per un po', capitano, sì, se non le dispiace. Assolutamente, tanto la riusciamo a sentire, non si preoccupi. Dicevo, rileviamo minerali, però sono principalmente ossidi, abbiamo trovato dell'ossido d'argento, c'era della magnetite circa, lo dico subito perché ho preso il GPS, abbiamo della magnetite a 889 metri da qua, è davvero poco come materiale, però è un buon indice. Per quanto riguarda invece la parte interna, purtroppo, quanto avete scavato, ragazzi? Capitano, ripeto. Dicevo, la parte interna, purtroppo, quindi sotto la superficie, che credo ancora non abbiamo bucato del tutto, non si trova ancora niente. E, appunto, ragazzi, quanto avete scavato? Siamo già sui 600 metri. Ancora niente? No. Ok, quindi purtroppo non credo riusciremo a trovare pietra. Capitano, credo che qua le temperature stiano per scendere ancora di più. Quindi quello che le propongo è di lasciare i materiali che ha da lasciare, prendersi il ghiaccio per fare il rifornimento e partire, perché ho paura che i sistemi del... Sono saltate di nuovo le comunicazioni. Le comunicazioni sono saltate di nuovo, capitano. Dicevo, le consiglio di lasciare i materiali che deve lasciare, prendere il ghiaccio che deve e avviarsi, perché non credo che i sistemi del colibrì siano fatti per queste temperature estreme. No, infatti. Riempiamo il colibrì. Sì, beh, riempiamo il colibrì. Attendo il rifornimento di ghiaccio, io purtroppo non posso scendere. Assolutamente sì, non si preoccupi. Questi sono i materiali preparati da Hydrogenase. Va bene. Sono sufficienti? Probabilmente no. Probabilmente anche no, io. Per fare quello che vogliamo noi. Però capitano, ho depositato nel connettore gli altri materiali. Va bene, controllo subito. Quindi noi ci congeliamo e niente. Porti i saluti e i migliori auguri al resto dell'equipaggio. Molto bene. E buona fortuna. Adesso? Sì, il rifornimento credo sia stato fatto, dovrebbe avere un po' di autonomia. Manca un ultimo passaggio. Consiglio di mettere anche già del ghiaccio all'interno della stazione, se lo vuole privare. Sì, sì, lo vado a portare subito. Va bene. In bocca al lupo. Grazie. Porto anche le vostre notizie. Ragazzi, congeliamoci. Alla prossima sessione.